Di tutti i giochi del 2019, quello che più ho atteso con sgasso e impazienza era Animal Crossing. Di tutti i giochi del 2019 usciti senza posticipazioni, quello che ho atteso più di tutti è stato Devil May Cry 5, il quinto capitolo di una delle serie più famose nonché amate di casa Capcom, senza tener conto del secondo e dello spin-off. Merito di un progetto di rivitalizzazione delle proprie IP, tra cui Resident Evil, Monster Hunter, Mega Man 11, non Power Stone o Beautiful Joe, però almeno Okami HD. Devil May Cry 5 è di per sé un giocone della Madonna che ha un unico, quanto enorme, difetto. Dura troppo poco! Figata, sì! Che colpaccio Capcom nel dare la direzione a Hideaki Itsuno. Apprezzato pure da Kamiya. Cioè, cazzo! Io fossi in lui lo metterei nel curriculum. Il fulcro della trama consiste nell'abbattere una gargantuesca antenna 5G, suddividendo il gioco in tre segmenti contemporanei. Io, di mio avrei voluto giocare solo come Dante, ma tra Nero con braccio robot intercambiabile e gli stand di My Chemical Virgin, alla fine l'ho apprezzato in realtà. Detto ciò, Devil May Cry 5 è un tripudio di combo legnate botte Devil Trigger che, arrivati al classico sberlometro classe S, parte col tema del personaggio in itinere. Fermo restando, non si sia giornalisti, in quel caso penso sia meglio selezionare la difficoltà a parte apposita, perché sennò poverini non si possono sentire le varie musiche. Ciononostante, Capcom ha preso tutto quello che c'era di bello della saga, per lo più del 4 in realtà, e ha fatto uno splendido prosieguo che, ripeto, sarebbe dovuto durare di più. Certo, ci sono una ventina di capitoli plus 12 missioni segrete, ma per mia personalissima opinione, anche una trentina non sarebbero stati per nulla male, anzi, voglio dire, già di base è un gioco che parti con l'idea ci gioco 5 minuti e finisci 4 ore dopo che l'hai quasi finito da capo. Insomma, quando una cosa è fatta bene. Ne vorresti chiaramente di più, ed essendo Devil May Cry uno dei migliori esempi proprio in partenza, sarebbe stato veramente molto apprezzabile se avessero sforato dalla classica ventina di missioni. Però una bomba a propulsione termonucleare va bene uguale. Che se il prossimo dovessero farlo sulla falsariga di questo capitolo, purché chiamino Itsuno per tempo, perché col 3 e col 4 si è visto cosa può fare. Ma se dovesse trovarsi in una situazione di nuovo come col 2, non lo so cosa ne uscirebbe fuori, anzi. Quasi sicuramente avrà ancora lo stesso smalto super sgaso che ha reso la saga celebre. Di per sé è forse la direzione migliore che avrebbero potuto prendere. Pensandoci bene, ai tempi col 4 c'era tutta una sezione con Nero, il backtracking con Dante. Ed era un problema perché il primo se l'erano cagato veramente niente come personaggio e non hanno spiegato un culo, talmente poco approfondito che quando sei arrivato al momento in cui sei giocato come il figlio di Sparta è partito un applauso scrosciante da parte di tutti. Cioè, Devil May Cry è Dante, su questo non si può discutere. Il 5, d'altro canto, oltre a dare quanto basta di spizzichi e bocconi di retroscena, aggiunge appunto il terzo personaggio che mantiene la tamarraggine di fondo, che spinge a prendere dai demoni l'acconto per il loft di Sta Cipolle. E visto che la storia si sviluppa su questo tridente contemporaneamente, hanno cercato di rendere i personaggi il più apprezzabile possibile. Come Vi che ha tre stand diversi, il pollo, il gatto e il golem. Con Nero invece hanno fatto la cosa migliore in assoluto che avrebbero mai potuto fare, che è stata usare il pretesto del braccio per dare sfoghi creativi meravigliosi, passando dall'autocitazionismo col braccio di Mega Man ad altri, che va a citare la mia serie preferita di Gundam. Come se non bastasse, gli hanno messo anche un rampino, elemento che fa ascendere ogni gioco possibile allo status di giocone. Io di mio sono tot minuti che sto ripetendo a rotella quanto sto gioco sia una bomba, forse migliore della saga dopo il 3. Difatti, buona, basta, il video è finito, vado a rigiocare.